L'introduzione della legge 24 del 2017 ha senz'altro apportato delle significative ed importanti novità sia sotto l'aspetto processuale e anche sotto l'aspetto giuridico, in quanto il panorama giurisprudenziale che si era venuto a delineare nel corso di negli ultimi vent'anni aveva confermato una situazione gravosa e diciamo difficoltosa nei confronti della figura del medico, il quale nelle dinamiche processuali era chiamato a dover giustificare in maniera importante il proprio operato con un'inversione dell'onere probatorio assai gravoso nei suoi confronti. In più, con un'apertura di tempo entro la quale poter proporre un'azione molto elevata in vista della operatività della responsabilità contrattuale non solo della struttura ma anche del medico stesso. Oggi, con l'introduzione di questa importante innovazione normativa, diciamo si viene un po' a ridelineare un equilibrio tra rapporto medico-paziente, ovviamente un rapporto processuale, giuridico, normativo, non di intese sul rapporto, diciamo, sul percorso assistenziale. E quindi oggi, con l'introduzione di una, per il medico dipendente o quantomeno esercente un'attività libero professionale all'interno di un'attività istituzionale, l'introduzione la reintroduzione o la specifica della necessità di ricondurre tutto all'interno delle dinamiche della responsabilità extracontrattuale comporta una maggiore serenità nei confronti del medico, che potrà, potrebbe, dovrebbe avere la possibilità oggi di eseguire la prestazione richiesta con più serenità sotto l'aspetto dell'onere probatorio che adesso incombe sul paziente che richiede, che allega una domanda giudiziale, e anche sotto l'aspetto dei tempi prescrizionali, che sono ritornati ad essere quelli del quinquennio rispetto a quelli del decennio.